Pochi quattrini, eh? Di dove vieni? Sudafrica, Kenya. Ci sono rimasto 4 anni. Ah. Non sei di Genova, tu? Di dove sei? Porto Pidocchio. Porto che? Pidocchio. Porto Pidocchio. È piccolo. Non lo conosci? È sulla riviera, vicino a tua moglie. E torni là? Con mio padre. Avrai del lavoro nel tuo Porto Pidocchio? Ma i pesci ci dovrebbero essere sempre. Ah. Beh, se ti stanchi di pescare o il mare si secca, vieni a trovare. Chiedi di Fausto al bar del porto. Ho capito, non sai dove alloggiare stanotte? No. Vieni. Che potrebbe smirciare qualcosa. Ha una faccia da idiota. Baci tu. È amico di Fausto? No, è la prima volta che lo vedo. È un buon ragazzo. Se può dare una mano lo fa volentieri. Tempi difficili, eh? Non è la sua stanza questa. Ci facciamo caso noi, dell'uno o dell'altro. Chi gli serve la prende. Si ferma a Genova lei? Domani parto, vado via. Dica moglie. Che fretta. Ah, la ragazza là? Sì. Oh. Non la vede da molto? 4 anni. Crede che la sua ragazza l'abbia aspettato? Alcune hanno aspettato. Per questo è così poco gentile con me, per la ragazza. Mi sembra poco gentile? Sa, gli altri uomini non ci pensano troppo. Non faccia caso a me se deve dormire. Ma la disturbo, mi pare. Insomma, sei un tipo fedele. Nel mio paese abbiamo un'usanza. Quando uno torna, si slegano le campane per lui. Le campane di San Prospero. E bisogna fare un voto per questo. Uno fa il voto di... Di non toccare le donne. E così quando torna, si può presentare a San Prospero e il voto si scioglie. Buonanotte, allora. Ti spengo la luce?
Ramogli! Ramogli! Ciao, Anna. Bravo. Possono venirti a rubare sotto il naso e non te ne accorgi. Non viene nessuno, sta tranquilla. Mi conoscono abbastanza. Sicuro? Devo andare. Sempre alle saline? Sì. Gira di là, scendi. Non temere. Non ci andrai ancora per molto alle saline. Credi che dorma? Ho provveduto io per il seguito. Forse è vero. Non ne posso più. Non sono il tipo io di far bollire l'acqua. Vorrei piantare tutto lì. E fare il giro del mondo con me sul mio cutter? Il tuo cutter? Parli come se fosse proprietà tua. Non posso dirti, Anna, ma vedrai che non resti delusa con me. Che ne dici? Entra. Ti piace? Basta, Rocco. Ora io me ne torno a fare il sale. E tu fra poco prenderai gli ordini dal tuo padrone. È così che stanno le cose. Aspetta, bellezza. Intanto beviamoci un bicchierino. Rocco è di quelli che sanno arrangiarsi. Ma non è roba nostra. No, Rocco. Ciao. A stasera. Quanto? 45 lire. Va bene così. Grazie. Allora? Ho già portato la roba all'abbazia, come eravamo d'accordo. Sei stato attento? Non mi ha visto nessuno. Sì, ma più presto bisogna portarla a Genova, non sono affatto tranquillo. Ho già parlato con Fausto, che pensa lui a vendere? Quando la roba è a Genova, noi siamo a posto, caro mio. Bisogna far presto. Buongiorno, Thea. Davvero non mi avevi vista? Mi dispiace, capita a volte. Non mi costringere a fare qualche pazzia. Tu sai che ne sono capace. Ma perché non ti fermi? Mi devi ascoltare. Ti ho visto, sai, ieri sera, ma ti giuro, non può finire così. Rocco, vedi se tu mi lasciassi per una meglio di me. Ma quella lì è una delle saline. Basta,
Ah, ti smuovi quando senti parlare di lei. Ma non finirà così. Io so tutto di te. So dove hai preso il denaro per farli i regali. So come vivi. Ehi, badate, ragazza. Ora stai sbagliando. Tara, vieni. Vieni qui. Lascialo perdere. È un mascalzone. Oh, vuoi portarci tutti alla rovina. Vuoi piantare con quel mascalzone? Ti avevo proibito di parlargli. Io faccio quello che voglio! Nessuno ha il diritto! Il diritto, senti questa! No, no, lasciala! Io la cosa di una volta sola! E non la fai. La gelosia... Davide, Davide dello Scoglio. Giustin! I miei occhi, Emma ti ho riconosciuto. Dimmi, Giustin, come sta mio padre? Non l'hai ancora visto? Deve essere al porticciolo. Voglio andare prima al santuario a ringraziare San Prospero. Sicuro, è una cosa ben fatta. Ringrazio San Prospero e anche sua sorella Santa Caterina. Si ricordano sempre dei marinai. Ora scioglieremo le campane per te, subito, prima della benedizione. Questo è un bel giorno. Bacicin, vieni qui. Scusi, padre, se le chiedo una cosa. Da qualche anno c'è qui a Camogli una famiglia, Perile di cognome. La madre e i due figli, Anna e Kate. Sì, le conosco. Dove stanno? La madre, figliuolo, non c'è. Molta gente del paese non la troverai più. Anna non so dove sia. Non la vedo da un pezzo. Padre, è sempre una buona ragazza. Va da lei. Presto. C'è qualcosa? Va a parlare con lei. Quando passa il tempo, per due giovani l'importante è vedersi. Il resto viene da sé. Puoi sapere subito dove è Anna. Sei fortunato. Sua sorella deve essere qui. Kate, Kate è qui. Sì, l'ho vista di là in chiesa con delle suore. Grazie, padre. Tu così? Come sei cresciuta? Dov'è Anna? Sì, va da lei. Ha bisogno di te. Sì, ma dov'è? Alle saline di San Fruttuoso. Nessuno che lo aiuti. Va da mia sorella. Ricordi? Mi pare.
Sai dove è Anna? È là. Legato le campane di San Prospero. Tutte le volte che si sentivano le campane per uno che tornava, Dio che cosa provavo. E mai eri tu. Ero più lontano di tutti, ma non ho mai cessato di pensare a te, di desiderare questo momento. Appena ti ho visto, ho sentito che non ho desiderato altro in questo tempo. Allontaniamoci di qui. Ci guardano. Che hai? Allora è vero. C'è un altro. E tutti lo sanno. Ascoltami. Non pensare male di me. Se uno mi è stato attorno. E tu? Tu non puoi sapere come succede quando si è soli. E la vita era dura per noi. Vedi io. È ricco lui? No, un marinaio di Kutter. Lavora coi signori nella baia. È innamorato di te? Credo di sì. E tu? Davide, perché hai tardato tanto? Già. Io non c'ero. C'era lui invece, l'uomo dei Kutter. Io pesco sugli scogli, è un'altra cosa. Non parlare così. È quello che ci eravamo detto prima che io partissi. Le promesse che ci siamo scambiate. E quando ero sul mare e tu stavi alla finestra, come un faro per me. Avevamo giurato di appartenerci per sempre, no? E ora? Anna. Anna, se i tuoi sentimenti verso di me sono cambiati, ma se si tratta d'altro, se dentro di te le cose sono rimaste come una volta, ricordati che ormai io sono qui a difenderti, a risolvere tutto. Addio, Anna. Pensaci. Tocca a te ora. Quando sentirai il bisogno di parlarmi, io sto lì, nella baia. Davide! Davide! E dai, Michi, dai! Beh, mio figlio! Bentornato, Davide! Thank you.
Davide, appena ti ho visto, non ho saputo dirti nulla. Non ho saputo spiegarti. Poi ho sentito che dovevo venire da te. E anche ora non trovo le parole. Perdonami. Non importa, Anna. Ora sei qui. È passato tanto tempo. E per prima cosa sei venuto da me. E io chi sono? Una povera ragazza che non merita tanto. Sei buono, Davide. Non sei come gli altri. Non pensare a niente. Guarda quanti gioielli. Credevo che mia madre sapesse camminare sull'acqua. Non ci credi più? In questo momento sì. Quante volte laggiù chiudevo gli occhi per sentirmi davanti la schiuma delle mie rocce. Vedi, Anna, io sono cresciuto qui e mi pare quasi che la schiuma sia sempre la stessa. Lo stesso mucchietto bianco che viene a rompersi qui, da sempre. Così tu, Anna, non sei una ragazza che ora sta qui, ma sei stata qui da sempre, come queste mie cose, come il mio scoglio. Il gabbiano! Il gabbiano! Sei matto? Lo sai che non bisogna toccarli i gabbiani? Perché? Perché in ogni gabbiano c'è l'anima di un marinaio. Non te l'hanno mai detto? Mm? D'acqua. C'è Rocco. Me ne vado. Resta con me, non lasciami solo. Io non mi mischio, Rocco se la prenderebbe con me. Allora? Allora che cosa? Sei stata alle Saline? Sì. Solo lì sei stata. So tutto. Sapevo già che è tornato quel tipo. Il pescatore di Porto Pinocchio. Davide, o come si chiama. Era venuta voglia di fare un salto là, sullo scoglio, a rompergli il muso con quattro pugni. Poi ho pensato che non ne valeva la pena. Che vuoi tu da lui? C'è qualcosa di nuovo, allora. Che significa questo? Lo chiedo io a te. Beh, non mi piace far chiacchiere. Non lo vedrai più, capito? Ero la sua fidanzata prima di conoscere te. E con questo? Dopotutto, non ti voglio forzare. Solo ti dico di pensare a quello che fai. Ma che speri da lui? È un morto di fame. Vuoi condannarti qua per tutta la vita?
Tu conosci i miei progetti. Tra 1 o 2 settimane è fatta. Io ho quel tanto che ci basta per andarcene via. Vivrai come nemmeno ti sogni. E sai bene che mantengo quello che dico. È per te. Non lo mettere ancora. Non hai vestiti adatti. È un pegno che ti do per dopo. Non ti mancherà niente di quello che una donna può desiderare. Non desidero niente. Tu. Anna, parliamoci chiaro. Tu mi piaci. Mi piaci sul serio, ti voglio sposare. Non permetterò a nessuno di portarti via. Mi conosci abbastanza e sai che non c'è nulla che mi spaventi. Sei avvisata. Pensa come regolarti ora. Non puoi proibirmi di andare da lui. Non hai nessun diritto. Ho promesso di vederlo ancora. Tu non ci andrai. D'accordo. O peggio per lui. Davide, ho una buona notizia per te. Quelli della Tonara ti prendono come socio. Eh? Hai buone braccia tu? E così ti rimetti al lavoro. Eh? Cosa c'è? La ragazza non è venuta? Beh, tutto qui? Allora non sei mio figlio. Le donne è meglio perdere che trovarle. Io almeno l'ho sempre pensata così. È da ridere che un pescatore rimanga pescato. Michin, Michin. Cosa c'è? Dov'è tuo figlio? Una donna gli vuole parlare. Una donna? E dov'è? È venuta là, nella baia. Dice che vuol parlare a Davide dello Scoglio. Falla aspettare. Davide! 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 Davide, c'è qualcuno per te. Una donna. Hai visto? Hai fatto troppo presto a pensar male. Eh? Siete Davide dello Scoglio? Io. Mi hanno detto che siete di nuovo al paese, allora. Ditemi, volete bene ad Anna, la vostra ragazza? Che ne sapete voi di Anna? No. Non vi meravigliate che io sappia i fatti vostri. Era necessario che io venissi qui. C'è una cosa che riguarda noi due. Che cosa? Io mi chiamo Thea. Mio fratello viene spesso qui a pescare. Sì, vi conosco, vi ho già visto una volta. Stamattina, stavate litigando con un giovanotto. Era Rocco, quello dei Cotter. Mi voleva bene una volta. E io gli ho creduto, poi. Si è messo con Anna, la vostra ragazza. Sì, non state lì a guardarmi in quel modo, è la verità. E io ho voluto dirvelo. Prima o poi l'avreste saputo lo stesso. Ma bisogna far presto, far presto. Vi prendono la vostra ragazza e voi lì. La ragazza vi voleva bene, lo sapevano tutti al paese. Forse vi vuole ancora bene, siete in tempo a riprenderla. Avevo appuntamento con lei poco fa. Non è venuta.
Voi state qui ad aspettarla mentre lei è con Rocco. Siete sicura di quello che dite? Li ho visti io poco fa, le saline. Mana non li vuol bene, ve l'assicuro. È lui che le corre dietro. Andate a parlare con lei, ditele chi è, ditele che è un farabutto. La rovinerà come ha rovinato me, se non fate presto, vi scongiuro. È a lui che vorrei dire quattro parole. Dov'è che posso trovarlo? Se non è ancora con lei, deve essere a San Fruttuoso. Ci va per affari laggiù. Potete aspettarlo sulla strada di San Fruttuoso. Sì, insegnategli a fare il bravo con le ragazze. Che impari una volta. Novità? Nessuna. Va bene, attento ora, che è l'ultimo passo. Non temere, non mi lascio prendere. Fra due ore sono a Genova e il pericolo è passato. Che faccio? Dove va? Ma chi lo conosce più? Un forestiero ormai. Aspetta, sei Rocco, vero? Quello dei Cutter. Ebbene? Sono qui perché devo parlarti. No, no, non c'è nessuno, sono solo. Che vuoi? Tu mi conosci, vero? Sono Davide dello Scoglio. Ah. Non ti dice niente il mio nome? Proprio niente. E allora devi sapere che sono stato in guerra. Prima della guerra avevo una ragazza, Anna. Non mi riguarda. Ma sì, che ti riguarda. Anche tu conosci Anna. Voglio sapere che intenzioni hai. Sto parlando con te, capisci? Piano. E allora parla. Non ho tempo da perdere. Bene. Parlo io allora, se preferisci. Io non so come sono andate le cose, però adesso sono tornato. E tu lasci stare la ragazza. D'accordo? Tu devi essere pazzo. Sei tornato pazzo dalla guerra.
Non ti illudere. Non l'avrai mai. Anna se ne infischia di te, si fa gioco di te. Un morto di fame. Pescatore di Porto Pidocchio. Oh. Perché, Davide? Vedi, Anna non ha saputo aspettarmi. Non posso credere. Sorella! Sorella! Devo andarmene. Non lasciare mia sorella, Davide. Non la lasciare. Figliuola, che hai fatto? Non ti rendi conto? Le dirò, madre, non è stato un peccato. Addio, Kat. Non eri il tipo da restarci. Pure questa l'hai portata dalla guerra o è roba fresca? Non ha mai detto nessuno che la guerra è finita. E così sei di nuovo alla tonnara. Alla salute di Davide. E di Anna. Alla salute di Davide. Salute. Davide, sei ancora arrabbiato con me? No. Basta che un'altra volta lasci stare i gabbiani. Se no, che marinaio sei? Vuoi un po' di vino? Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.
E quanto invece? Ecco. Cosa fate? Devo andare alla capitaneria. Ci vado io alla capitaneria. Giusto domani devo andare a Genova. Bene, mi fai un piacere. Vengo anch'io a Genova. No, non è possibile. Non mi vuoi portare con te? No, devi restare. Tu. Se no come fanno senza di te a tornare? Andiamo, su. E allora? Anna, è presto ancora? Dove vai così alla svelta? Beh, com'è andata ieri con Rocco? Senti, se vedi Rocco e ti domanda di me, tu non ne sai niente, capito? Ciao. Buongiorno, Michin. Dov'è Davide? Dovrei domandarlo io a te piuttosto. Domandarti che cosa gli hai fatto. Perché dite questo? Perché? Perché mio figlio è ritornato e ha cercato di te prima ancora che di suo padre. Poi, io non so cosa gli hai fatto, ma mio figlio non è più lui. Ma io... Per non dargli un dispiacere, io non gli ho voluto dire che mentre prima venivi sempre a domandare di lui, poi non ti sei più fatta viva. Eri consumata per lui. Facevi voti a Santa Caterina perché ritornasse. Ma io non so come siete fatte voi altre donne, ma avete la testa più leggera della pietra pomice. Mi dicevano, sai, di Rocco, quel marinaio da cutter. Si capisce che un cutter vale più di una barca. Però su un cutter non trovi mai quello che trovi da noi sulle barche. Buon cuore e mente dritta. Dov'è Davide? Devo parlare con lui. Un momento. Io queste cose non le ho dette a Davide per non farlo patire. È perché speravo che appena lo vedevi ti rendessi conto del male che stavi facendo e ritornassi con lui. Povero il mio Davide. Dov'è ora? A Genova, ecco se vuoi sapere dov'è. Se n'è andato. Ma non torno. Eh? Voi non sapete. Cosa non so? Ieri ho visto Davide sullo scoglio. Dovevo tornare al tramonto, dopo il lavoro nelle saline. Ma non ho potuto. Non ho potuto. E perché? Avevo paura di Rocco. Paura per Davide, non per me. Rocco mi aveva minacciata di vendicarsi su di lui. Oh, bisogna che mi creda. Credetemi, vi giuro, è la verità. Dio sa se desideravo vederlo. Ho capito che il mio posto è accanto a lui. Ma cosa credi? Che mio figlio abbia paura di qualcuno? Tu dovevi parlare con lui, dovevi. Davide è un uomo, lo sa lui come disincagliarsi. Era arrabbiato come Davide. Potessi spiegargli. Ma, figlia cara, io non lo so quando ritorna. So soltanto questo. Che stamattina doveva passare dalla capitaneria per conto della tonnara. Potrei fare in tempo. Chissà, se vado a Genova forse ancora lo trovo. Beh, sai, Genova non è porto Pidocchio, ma chissà che... Vino? No, qualcosa un po' più... Doppio Kümmel? Ehi, da queste parti?
un giorno ti sei sbrigato del tuo paese, hai fatto la svelta. Ma di, la ragazza ha liquidato. Basta, eh? Se la prendi così. Per Fausto. Fausto, vieni, c'è qui un amico che ti vuole parlare. Tu aspettami di sopra intanto. Dovevo andare giusto a riammagliare una calza. Passeggiato di colpo il lavoro nel tuo portapidocchio. Hai detto che qui c'era lavoro per me. Si potrebbe. Ma sai, qui ti devi svegliare. In città c'è confusione. Non è come sul mare. Taglia corto, di che si tratta? Si tratta solo di vendere. Io ho un po' di roba. Ricordini di famiglia, sai, roba poco compromettente. Farla vedere poco in giro e venderla a festa. Una parte di quello che incassi te la tieni tu. E di dove viene questa roba? Un po' di qua, un po' di là. Ma non ti interessa. Io ti do degli indirizzi, altri te li cerchi da te. È brava gente, ma pagano poco. Se sai fare, ti resta abbastanza per te. Quando posso vedere la roba? Anche subito. Sai, ho da fare un momento di là nella mia stanza. Ah, ma sì. È una stanza accogliente. Allora diciamo, fra un'ora? Ma... Beh, fra due ore ripasso. D'accordo. Ecco un altro che non ha trovato le cose come pensava. La corriera è partita due ore fa. Ormai l'altra c'è domani. Grazie. Perché vai scantonando? Senti la coscienza poco pulita. Lasciami in pace. Dovevi stare alle saline a quest'ora. Quello è il tuo posto, il posto di quelle come te. Che fai qui? Vai cercando Rocco? Di, non ti bastava il tuo uomo. Vuoi andare a rubare quello delle altre? Non mi importa niente di te e di Rocco. Sei pazza. Finiscila. Ci stanno a guardare. Lasciami in pace. Ah, non ti importa niente. E allora perché gli sei corsa dietro? Rocco era innamorato di me. E ancora, sai, non ti illudere. Viene con te perché gli fai comodo. Lo vuoi lasciare, Di? Lo vuoi smettere una volta di andare a caccia di uomini? Lo capisci che Rocco è mio e non ti permetterò di intrigare. Ti faccio vedere. Hai sbaglio per strada con me. C'è Tea che ne combina una delle sue, vieni. Dov'è? Ha affrontato Anna, le cava gli occhi se non fai presto. Che Dio la maledica, finirà male con lei. La difendi, te la pigli con me tu che mi hai rovinato. Non dici niente a lei, a quella sgualdrina. Me la pagherai, me la pagherai. Vedrai se è permesso abusare così di una ragazza. E finiscila, vattene a casa, non ti vergogni. Ah, io mi devo vergognare. Mascalzone, oltre a quello che mi hai fatto, anche il coraggio di venirmi a parlare di vergogna. E tu, chi si deve vergognare di più fra noi due? Farabutto, tu hai fatto la rapina sul cutter. Un ladro sei, tu il tunisino, due delinquenti. Sì, sul cutter del milanese. Io so tutto. Sono loro che hanno fatto il colpo. Non fare scandalo in mezzo alla piazza. La roba è nascosta a San Fruttuoso nella pazzia. Ladro, ladro. Sono io ora che non voglio essere più la donna di un ladro. Fermati, Rocco. È peggio per te. Stupido, così stai confessando. Fermati o sparo. Non è vero,
non è vero. Ora metteremo tutto in chiaro. Se non è vero, nessuno vuol farti niente. Lo ha denunciato, è finita per lui. Su, calmati. Vieni anche tu con noi. Non aver paura, devi soltanto deporre. Beh, ti aspetto in casella, eh? Madre, chi cerca? Una certa Anna Terile. Abita lì. Ah, eccola. E lei, Anna Terile? La madre superiora le vuole parlare. Dio sia lodato. Temevo tu stessi male. Sono stata in pena venendo. Sto bene, ma non ho una buona notizia da darti. Mi mandano via di qui. Mi trasferiscono. Dove? Non so di preciso. In un altro convento. So che devo andarci per mare, da Genova. Domattina mi fanno partire. Ma perché ti tolgono di qui? Non basta quello che abbiamo sofferto. Anche separarci del tutto. Per punizione mi mandano via. Cate. Che hai fatto? Oh, loro dicono che è un caso grave. E non lo è? Se lo dicono loro. Ma chi loro? Tutte. La madre superiora, la madre anziana. C'erano due uomini sulla strada che si stavano ammazzando. Così sono accorsa. Uno era Davide, l'altro non so. Davide? Sì, aveva rovesciato l'altro per terra e lo voleva buttare giù dalle rocce. Ma io ho gridato. Viene andate a quell'altro, sai. L'ha conciato come... Ma quanti peccati. E per questo ti mandano via. Sì. Loro ne sanno più di noi. Vuol dire che è stata una cosa malfatta. Così te ne andrai. Dopo la morte della mamma. Non c'è rimasto nessuno. E ora anche tu. Ma tu hai Davide. Davide. Anna, non è vero che tu non hai saputo aspettarlo. Dimmi che non è vero. È lungo a spiegarti. Ma ti giuro, vedi, che non ho fatto nulla di male. Ora è solo un malinteso. Ma tu spiega tutto a Davide. Non c'è, a Genova. A Genova? Sì, se n'è andato. Se non sei in colpa, Dio ti aiuterà. Anch'io pregherò per voi. Sì, Kate. Sorellina mia. Quando ti vedrò ancora? Quando verrai a visitarmi la prossima volta, tu sarai sposata con Davide e sarai felice. E così vedrai. Addio, Kate. E Dio ti benedica. Mm.
aspettano là, Fausto e gli altri. Quella mano. Ma c'è una fortuna. Per quello che vale il denaro oggi quasi converrebbe conservare la roba. Queste cose le decido io. Ragazzi, non perdiamo la testa. Non è la prima volta che vediamo roba buona, no? Così mai. Bello. Un altro colpo così e ci siamo sistemati per sempre. Mi piace. Quando mi regalerai una cosa come questa, puoi stare tranquillo. Non ti lascio più. Bell'affare ci fai. Dunque, veniamo al sodo. A te la collana, è il tuo genere. A te posapiano e braccialetto. Posapiano, bracciale. A me lascia questo. Dovrei ammazzare prima di togliermelo. Fakiro, catenina. Te la senti ripiazzare questo? Tu sei in vantaggio, non ti conoscono. Hai una faccia discreta. Puoi tentare presso privati e incassare di più. A noi ci pigliano per la gola. E tu ti chiami? C'è il tunisino. Le cose si mettono male. Hanno acciuffato Rocco a Camogli. Quando? Stamattina. Quello stupido si è cacciato in un affare di donne e una ragazza ha parlato. Che cosa sapeva la ragazza? Del colpo del cutter, che la roba era a San Fruttuoso. Ma non mi hai detto che non c'era più niente a San Fruttuoso? Sì, ma c'è il custode. E se il custode canta? Che cosa sa il custode? Poco, ma credo che sappia il tuo nome. E tu capisci che se nomina Fausto... Stamattina. E da stamattina tu arrivi ora. Ma non so neanche io come ho fatto a venire fin qua. È un paese piccolo quello. E mi conoscono. Ci è voluto tutto il mio sangue freddo per uscire fuori di là. E ringrazio il sottoscritto se sono arrivato in tempo per avvisarti. Non cominciate a nervosirvi tutti ora. È la cosa che mi irrita di più. Dunque, lasciatemi pensare. Ma che pensare? Bisogna agire, perché se quello di San Fruttuoso ha parlato, possono essere qui da un momento all'altro. E tu lavori con uno che si mette in mano alle donne? Siate tra maledetti tutti. Su, ognuno prenda la sua roba e sparisca. Questo posto bisogna dimenticarselo. Ci vediamo fra una settimana, alla stessa ora, alla taverna del Bisagno. Svegli, uscite! E tu che cosa aspetti? Ehi, guarda lì, ci siamo. Sono arrivati. Per Dio. Fermatevi! State lì, fermi! Per Dio ti sparo! Lì con gli altri e ringrazia se non t'ho accoppato. Bloccati. Di lì non passiamo. Addossatevi al muro! Chi si muove peggio per lui! Niente paura! Chi è innocente è da rilasciare! Ma non bisogna muoversi! Che volete da una ragazza? Anche contro le ragazze vi accanite ora! Che c'entro io? Lasciatemi! Calma, bellezza! Se non c'entri ti rilasciamo subito! Ma ora devi avere pazienza! Calma! Con la calma ci caveremo d'impiccio! Non mi piace far la fine del topo! Scendete presto! Mescolatevi agli altri! Non possono restare tutto a quartiere. E tu? Ti assicuro che per me non è detta l'ultima parola. Tocca anche a te, sai. Sei stato sfortunato. Ci sei cascato alla prima. O sei tu che ci hai portato iello. Anche se ti acciuffano è roba di fuoco. Ci farai caldo. Ma al diavolo.
Alto là! Documenti. Osagli, alta le mani. Se l'è svignata, non deve essere arrivata fin qui. Per Dio, non mi do pace se non lo pigliamo. È lui che ha cominciato a sparare. Non so, ma uno è là, pancia all'aria, tutto traforato. Quasi ci siamo. Che idea questa? Cristo, è terribile. Testa, toglici di mezzo. Sono di passaggio, mi devo imbarcare. Cambio convento. E tu, Davide? No, qui nel porto, sai. Lavori qui? Sì. Hai deciso di farmi impazzire, tu? Mi volto e sparisci. Vieni via. Un momento, madre. Ho bisogno di parlare a quest'uomo.
Perché? Sì, perché sei venuto qui? Non ti ci ritrovi. A volte uno non può stare dove vorrebbe. È per Anna che fai questo. Io ho visto Anna, ieri abbiamo parlato di te. Ah, sì? Davide, mia sorella ti vuole bene. Sai tu qual era la nostra vita? Con la fame e ognuno che badava a se stesso. Tu soffrivi e noi forse stavamo meglio di te. E se Anna ha sbagliato, tu ti sei comportato meglio di lei. Da quando ti ha visto Anna è tua. E tu invece te ne vieni qua senza cercare di capire. La vita non è facile per nessuno oggi. Bisogna avere coraggio. Ma io ho coraggio. Ti pare coraggio startene qui quando una donna ha bisogno di te? Quando può bastare una parola perché tutto sia chiaro? Devi almeno ascoltare quella parola. Torna da Anna. Nessuno di noi è quello di prima, ma non per questo dobbiamo metterci a terra. Spero che sia l'ultima volta che ci incontriamo. Di peccato in peccato la manderete all'inferno. Ma la misericordia di Dio è grande. Confidiamo in Lui. Sorella, al vostro ritorno, consegnatelo, cercate di chi è. È un oggetto smarrito. Addio. Buona fortuna. Colpa di tutto, quella delle saline. Te era l'innamorata di Rocco e Anna si è messa di mezzo. È vero, aveva suo uomo nella prigionia e correva dietro a Rocco. Ti piace vedere quello che hai combinato? Non ti bastava Davide dello scoglio? Noi abbiamo aspettato i nostri uomini che tornassero dalla guerra e non abbiamo guardato nessuno. Sei contenta ora che hai fatto morire Thea? Non hai più rivali ora. Vieni a vedere l'opera tua, così ti puoi rallegrare. Ma io, che volete da me? Perché fate questo? Hai paura ora? Non potevi pensarci prima a quello che facevi? La testa bisognerebbe schiacciarti come una vipera. Sì, come una vipera, tutto quello come te. Noi facevamo la guerra e voi qua a fare i vostri cose. Sì, chi ti ha comprato quel vestito? Ehi, fiori, maledetta, maledetta! Ti aspetti che ti abbia ucciso anche la madre dopo la sorella? No, lasciatela, toccherà a te vendicarsi. È lui il fratello. Ha ucciso tua sorella!
altri, venite ad uccidermi se questo è che volete. Ma sappiate che è ingiusto. Volete sfogare su di me tutti i vostri lutti e le vostre miserie. Ma io non sono forse una di voi. Che colpa ho più di voi se la guerra ci ha presi e ci ha ridotti così? Non sai quello che succede al porto. Vogliono ammazzare una ragazza, sembrano tutti impazziti. È tornato Davide. Davide è tornato.